Oh, gente, non è il primo trasloco che faccio. Ne ho fatti tanti nella mia vita, ma veramente tanti. E questa è quella che a volte voi vedevate come la mia desk area dove faccio i video. E sì, sto praticamente smantellando tutto. Mi sono resa conto di quanta roba ho. Che niente, questa roba qua. Più tardi viene una ragazza, ci vediamo. L'ho beccata, cioè ho messo su Facebook che regalavo tutta questa roba. Sono pennarelli, roba di cancelleria, stationery, varia roba. Quindi regalo, qui si usa molto regalare o lasciare fuori dalla casa. Aspetta, eh. Qua si usa molto mettere la roba fuori casa e mettere magari un cartello con scritto prendimi e regalarla. In realtà io lo scrivo, siccome in questi giorni piove, non volevo lasciare la roba fuori, quindi l'ho scritto. Io sono in un gruppo locale di questo quartiere su Facebook e ho scritto se qualcuno era interessato a queste cose e mi ha risposto questa ragazza e oggi alle 5 e mezza viene a prendersi questa roba e farò così anche con diverse altre cose. Alcune cose le vendo e alcune le regalo. Ciò veramente, sapete quando vivete, cioè, vivete nella casa ma non vi rendete conto di quello che avete finché non è il momento di traslocare e dici: questo non lo ricordavo, oh, questo non lo ricordavo e questo è dove spunta. Oppure roba che non sapevi di avere o che credevi avere perso. Quindi sono in quella fase. Ho già ieri sera tardi fatto un po' di decisione, questo sì, questo no, questo lo regalo, questo lo vendo, eccetera. E quindi niente, adesso vi porterò nel giro, nel video in cui spacchetto in pacchetto. Delle cose più fragili che ho da portarmi, a parte i bicchieri del vino, ci sono i miei bambù. Io sono pessima con le piante e quindi ho sulle piante finte e l'unica cosa di vivo è questo bambù che ci tengo molto. La mia light che mi ha regalato John. Ci tengo molto perché sta crescendo abbastanza bene. Adesso poi ci troveremo un altro posticino e un vaso decente perché sto usando il barattolo dei ceci da 2 anni ormai. Io sono di solito molto affezionata ai libri, però ce ne sono un paio di questi che darò via. Questo in realtà vorrei tenerlo, però non lo so, nel senso che ho letto tutta la serie, tipo 20, che non ho qua. Li avevo dati via, quindi cercherò di scollarmi anche da questi. Invece questi sono tutti i miei libri abbastanza pesantucci, ma molto belli di marketing e questo. Oh, something dropped, but it's not broken, that's fine. E questo ve lo consiglio veramente perché è veramente un bellissimo libro fatto molto bene che spiega veramente appunto quello che dice il titolo, cioè la psicologia nascosta dietro i social network. Ops. Non ha niente a che fare, qualcuno mi ha detto, ah, com'è come il documentario di Netflix, com'è che si chiamava Social Dilemma? No, questo è un po' pesantuccio, ve lo dico questo libro, perché è molto di psicologia più che di social network, quindi però molto bello. Questi sono 2 libri di social media, marketing and strategy, abbastanza pesantucci anche questi, sono molto tecnici. Questo lo straconsiglio invece anche, è un libro abbastanza vecchio ma sempre attuale, se lo andate a cercare vedete che ha delle recensioni pazzesche, vi farà veramente riflettere. E poi questo che è andato molto di moda un paio di anni fa e che l'ho letto ed è molto carino, questo me l'hanno regalato e anche questo è un po' sul mindfulness, no? Poi vabbè, ci sono i vari miei libri di appunto crescita personale. Questo me l'aveva regalato il head of HR della mia previous company. Sono sempre arrivata a metà e niente, non ho mai finito però. Questo è un buon libro se vi interessa. Ovviamente sono tutti in inglese, però se siete qua o leggete in inglese, questo è un buon libro di finanza per chi però non ha studiato finanza, quindi ti spiega molte cose per quanto riguarda accounting, finanza e numeri vari. Infatti c'è scritto, dov'è che lo dice? The Finance Book, dov'è che lo dice?
Vabbè, comunque si chiamava Il libro della finanza per manager che non sono manager di finanza o qualcosa del genere. Questo è anche un libro che troverete con tantissime reviews per smettere di procrastinare. E poi ci sono queste che sono questi libri che io leggo quasi tutti su omicidi e fantasmi, ma sono chiave ironica, diciamo così. Poi vabbè, Sophie Kinsella che tutti conosciamo, e questo libro che è l'unico libro che ho in vita mia che io non sono riuscita a finire. Sono arrivata qua, no, proprio, mi sono sforzata, non mi piaceva, quindi credo che questi li darò via tutti. Mi terrò quelli di crescita personale, finanza e marketing. Scarpe da buttare! Yeee! No, veramente, cioè, ci voleva questo trasloco perché finalmente ho il coraggio di buttare roba coi buchi o tipo queste che hanno 20 anni ma c'ero affezionata. Cioè, sono carinissime, però niente, non ci cammino più, basta, cioè, via, si butta via tutto! Allora, everybody, come avete capito, mi trasferisco. Sono le 7 qualcosa del mattino, sto andando a lavorare, è venerdì, mi sono vestita con le ultime cose in casa che avevo, che non ho ancora impacchettato. E in casa in questo momento per camminare devo scavalcare sacchi, pacchetti e roba. Comunque vi racconterò tutto meglio dopo. Oggi sarà una giornata non indifferente al lavoro, perché sono nervosa, odio il mio assistente, ne parleremo in un altro video. Veramente mi sta facendo, non lo sopporto più. Però oggi non c'è, però inizierà a darmi fastidio anche da lontano, ne sono sicura. E poi quando arrivo a casa devo sbrigare le ultime cose, comunque ne parleremo e vedremo insieme cosa succede. Eccomi qua, ormai lo sapete dove lavoro. Dicevo, ormai sapete che lavoro qui vicino a King's Cross. E niente, adesso vado da Fret perché tanto è prestissimo, sono venuta prima apposta così mi faccio tutte le cose che quel simpaticissimo assistente mi ha lasciato e mi faccio una colazione decente al lavoro quando ancora non c'è nessuno. E poi vediamo un po', quando finisco vado a casa devo andarmi a comprare un microonde, poi vi racconto anche della roba che ho regalato, venduto, ma principalmente ho regalato perché si usa così qua, e si usa questa cosa di lasciare la roba fuori, ma ne parliamo dopo. Cioè, ma quanto è buono sto coso! A parte che io adoro questo tipo di pane raisin, Danish, whatever. Mi piace proprio perché c'è la crema e ci sono raisins. Comunque, sto correndo come una matta. Il disgraziato non c'è, vi racconterò meglio e non lo sopporto più. Se c'è qualcuno che è un esperto di come avere a che fare con un certo tipo di persona al lavoro, quando tu sei il suo manager e lui. Lasciamo stare cosa fa perché non lo sopporto più. Adesso mi godo questo. Ho finito, sono distrutta. Sono passata dall'off license a elemosinare ancora qualche scatolone, ne avevo di quelli da trasloco, l'ho finito, nel senso che poi che meraviglia i sacchetti di IKEA, quelli blu, no? Super comodi. Quindi adesso vado a casa, alle 6:45 una persona che viene a prendersi un pacco di mobili praticamente, poi devo andare da B&M a prendermi un microwave
E niente, vediamo questo trasloco, dai. Allora, quello che intendevo dirvi questa mattina, che qua si usa moltissimo, vabbè, puoi vendere anche la roba su Facebook, su Marketplace, eccetera, però si usa tantissimo quando non usi qualcosa che però è ancora in ottime condizioni, lo metti fuori casa e chi ne ha bisogno, chi lo vuole, a chi piace, passi se lo prende. Quindi in questi giorni ho lasciato una marea di roba e non faccio in tempo a metterla fuori, che già qualcuno la prende, fa molto piacere, perché comunque almeno sai che gli dai una seconda casa praticamente. E niente, quindi ho fatto fuori un sacco di questa roba qua, e anche perché volendo alcune cose le puoi portare al charity shop, che vengono rivendute e poi i soldi vanno a tantissime associazioni, dipende quella a cui è legata il charity shop, però non avevo assolutamente tempo di farlo, quindi comunque l'ho dato via un po' di roba in questo modo. E niente, quindi volevo raccontarvi questo piccolo particolare di come funziona qua, se vuoi regalare qualche cosa. Allora, sto correndo al negozio qua vicino a comprarmi un microonde. Perché? Perché il negozio qua vicino ci posso andare a piedi 2 minuti, letteralmente 2 minuti. I prezzi sono buoni, se mi piace il colore lo prendo, perché così poi nella casa nuova ce lo porto con il van del trasloco. Capite il mio ragionamento? E quindi questo è il mio fantastico abbigliamento. Praticamente sto vivendo con roba a caso. Comunque, questo è. Tanto, cioè, io sono abituata a uscire in pigiama, quindi non c'è nessun problema. Quindi andiamo a comprare questo microonde e poi continuo a fare i pacchi e vi mostro quanta roba ho. Sto diventando pazza, sto tornando a casa un attimo perché mi sono resa conto che ho la batteria del telefono scarica, cioè c'è poco, e siccome io pago tutto col telefono non vorrei che arrivasse il negozio, arriva la cassa e mi muore il telefono. Quindi sto tornando a casa a prendere fisicamente la carta in caso mi servisse. Credo che siano le 8, vado da B&M a comprare i contenitori da mettere sotto al letto. Perché lo compro adesso? Perché così mi servono anche da contenitori per il trasloco, ma perché comunque poi, appunto, andando con il van grosso non devo poi portarmeli più tardi, ok? Qui, come non ho niente da mangiare al volo e devo fare una specie di colazione, ho preso questo da questo negozio, che appunto sono per prendere i contenitori, però anche una parte leggermente di cibo, tipo solo chips eccetera. Vi metto il link qua sotto di questo negozio, andatela a vedere perché è una catena di negozi che si trova in tutta UK. Ho preso quindi questo, è molto buono perché sa proprio di brownie. Agar keys, ho le chiavi, ho firmato tutto, mi ha spiegato per quanto riguarda, va bene, tutte le varie elettricità, bills, broadband, eccetera. Ovviamente devo attivare tutto lunedì, quindi anche questo probabilmente non so quando riuscirò a fare upload di qualche video, perché per qualche giorno non avrò wifi, dovremo switchare tutto. Quindi adesso non immaginerete mai dove vado da Ikea. Io, questa zona è vicino a una Ikea o a Ikea, sono 25 minuti di bus, quindi perché devo prendere alcune cose. Alle 3 di pomeriggio ho il van che mi viene a fare il trasloco, però questa è già la casa nuova. Yeah. Vi faccio vedere, sono un pezzo della cucina. Per fortuna il previous tenant mi ha lasciato qualcosa per pulire, a parte come riporto dall'altro, però got the keys. And your visa within a 14-day period, which begins the day after you receive your support, okay? Sure. You will find the serviceable area to receive the service, okay? Yeah. Alright, okay. So yeah, we will do our best to deliver your order within 24 hours, and you can pick any later day except Sunday in UK public holidays. So for this one right here, it would be delivered via Goyang Mail. Okay. The phone line, we're not gonna provide like an actual phone. Yeah, sure. No, that's fine. Absolutely, no worries. All right, okay.
perfect. So yep, it's a resident cottage right here. So yep, I just want to, of course, advise you your billing. Okay. Yeah. So right, and right over. But of course, just in case, you might need to yep use the landline as well. So I just wanna share that the features of the landline would be includes weekend calls up to an hour, the UT landline number.